non me ne voglia nessuno, ma insomma nel primo tempo credo che Pescara abbia fatto una delle più belle partite della stagione, non facendo mai avvicinare il Latina nemmeno al limite dell'area nostra. Poi nel secondo tempo evidentemente siamo rientrati forse paghi di questo risultato, certi di poterla portare a casa, e questo campionato ti insegna che non c'è nessuno che si arrende, non c'è nessuno che molla nulla, e quindi bisogna essere sempre concentrati, ma soprattutto il Pescara deve sempre continuare a fare il suo gioco, perché se lasciamo perdere le nostre caratteristiche facciamo fatica con tutti. Quindi questa è la mia chiave di lettura, poi dopo è chiaro che sta al mister, ma avendoci parlato penso che sia assolutamente d'accordo su questa fase, tant'è vero che la prima raccomandazione che aveva fatto ai ragazzi alla fine del primo tempo è stata quella di continuare con quel tipo di mentalità, con quella pressione, con quel modo di giocare che nel primo tempo ci aveva fatto fare una bellissima partita. Devo dire che noi abbiamo massima fiducia nell'allenatore, nello staff, ma anche nei giocatori, quindi andiamo avanti tranquillamente, perché se ogni momento di difficoltà mettiamo sulla graticola tutti, non si costruirà mai niente. Quindi noi siamo contenti del lavoro che sta facendo il mister, siamo assolutamente soddisfatti, per cui non ci penso nemmeno minimamente a un discorso del genere. Lescano non è un problema, Lescano è uno dei 26 giocatori che abbiamo, lo ha sempre ribadito anche il direttore dell'Icarri. Noi non possiamo pensare che un singolo possa stravolgere quello che è un programma, un progetto di una società, per cui Lescano ha sempre giocato, ha fatto molto bene. C'è stato un periodo in cui il mister non lo ha visto così bene, non l'ha fatto giocare, ma se tutti quelli che non giocano una o due partite diventassero un problema, allora vuol dire che dobbiamo vedere squadre da 11 giocatori, per cui se Lescano, se arriverà un'offerta, siccome io Lescano non è che me l'hanno regalato, perché io avevo qui Clemenza, ho fatto uno scambio con Lentella, con Clemenza che l'altro anno ha fatto comunque i 6-7 gol suoi, che è un giocatore sicuramente in questa categoria che fa la differenza, per cui chi vuole Lescano sa che Lescano c'è un costo, deve parlare col sottoscritto, per cui anche Lescano lo sa, e l'entourage di Lescano non è che facciamo i favori a nessuno. Se arriverà un'offerta la valutiamo, altrimenti Lescano è un giocatore del Pescara e resta a Pescara. Il Padova so che è interessato al ragazzo, a differenza della Ferrari che non ne so nulla, il Padova so che è interessato al ragazzo e credo che abbia anche parlato con il suo entourage, per cui se arriverà poi l'ok sia da parte del ragazzo per andare eventualmente in un'altra piazza, sia da parte della società, la valuteremo senza problemi.